che proprio il giorno di Santo ci ha amato tanto da darci se stesso per tutta l'eternità. Come pegno di questa eternità, Lui si è dato a noi, sotto i segni del pane e del vino. Quindi è proprio l'amore grandissimo di Dio. Si è manifestato il giovedì sera, quando Egli con gli Apostoli ha celebrato per la prima volta l'Eucaristia, spezzato il pane e dato loro da bere del vino. Allora, questa sera vedete Gesù con i Suoi Apostoli, commosso perché sa che sta per essere tradito, sta per essere ucciso, sta per essere crocifisso. Ma tutto questo presuppone la strada che porta al cielo, che porta alla Pasqua, che porta alla salvezza dell'uomo, alla salvezza di tutta l'umanità. Allora dobbiamo ringraziare Gesù, non soltanto perché è venuto in mezzo a noi, è stato uno di noi, ha sofferto, ha pianto per noi, ma uno che ci lascia questo pegno, perché noi siamo sicuri che Egli ci ha preparato un posto, come diremo fra poco, nel cielo. E per tutti noi c'è un posto riservato. Grazie Gesù per quello che hai fatto e per quello che ogni giorno continua a fare nella Messa. Perché noi quando celebriamo la Messa non facciamo altro che ricordare e non soltanto rinnovare l'offerta di Gesù sulla croce. E con Lui otteniamo dal Padre questo pegno, questa garanzia di una vita eterna. Non voglio dire. E i sommi sacerdoti e gli scritti cercavano come togliere di mezzo Gesù, poiché temevano il popolo. Allora Satana entrò in Giuda, detto Iscariota, che era nel numero dei dodici. Ed egli andò a discutere con i sommi sacerdoti e i capi delle guardie sul modo di consegnare nelle loro mani Gesù. Essi si rallegrarono e si accordarono di dargli del denaro. Gli promisero 30 denari. Egli fu d'accordo e cercava l'occasione propizia per consegnarlo di nascosto dalla folla. Venne il giorno degli asini, nel quale si doveva immolare la vittima di Pasqua. Gesù mandò due discepoli dicendo: andate a preparare la Pasqua per noi, perché possiamo mangiare. Gli chiedono: dove vuoi che la prepariamo? Ed egli rispose: appena entrati in città, vi verrà incontro un uomo che porta una brocca d'acqua. Seguitelo nella casa dove entrerà e direte al padrone di casa: il maestro ti dice, dov'è la stanza in cui posso mangiare la Pasqua con i miei discepoli? Egli vi mostrerà una sala al piano superiore, grande e addobbata. La preparate. Essi andarono e trovarono tutto come aveva loro detto e prepararono la Pasqua. Ciao, pace a te, padre. Pace a voi, fratello. Siamo stati a Pozzo ad attingere l'acqua e abbiamo riempito la brocca. E sulla strada del ritorno abbiamo incontrato questi due amici di Gesù. Vogliono parlare con te. Pace a te, amico. Pace a voi, fratello. Ci manda Gesù, il nostro maestro, perché vuole fare la Pasqua in casa tua, per preparare tutto l'occorrente per la cena pasquale. Vedi, noi già abbiamo preparato tutto, la tavola, i tappeti, le tovaglie, i fiori, la frutta, la erba. Cari figliuoli, ho desiderato ardentemente di fare questa ultima Pasqua per voi, perché
non celebrerò più nessuna Pasqua se non quando tornerò dal Padre nell'eternità. Ed era per me bello stare con voi per l'ultima volta, per mangiare con voi, spezzare il pane con voi. Quante volte siamo stati insieme, abbiamo mangiato insieme, mangiato il pesce arrostito sul lago di Tiberiade, vi ricordate? Voi facevate i pescatori, io venne a trovarvi per invitarmi a seguirmi. Ho mangiato a casa vostra, ricordate? A casa di Pietro, la suocera era ammalata e lei si alzò da letto per servirci e farci mangiare a tavola. Sono stato a casa del fariseo anche, che ci invitò con il cane. La prima volta fu, vi ricordate, alle nozze di Cana. Mi invitarono a pranzo, io volli, che c'erano i miei discepoli. E voi per la prima volta avete mangiato con me. Ma la cosa più bella è stato quando abbiamo sfamato tanta gente e voi attenti, maestro, non abbiamo che cosa dare da mangiare. Dove prenderemo il pane per sfamare tanta gente? 5.000 uomini, oltre le donne e i bambini. E veniste voi, Andrea, Filippo, e come facciamo? E poi abbiamo dato da mangiare a tutta quella gente. Adesso facciamo ancora una volta insieme. E io voglio spezzare questo pane, ma do un significato diverso a questo pane che sto per darvi, perché è segno del mio corpo, che sarò offerto sulla croce per voi. Io morirò per voi e per tutta l'umanità. E io sono disposto a questo. Quindi spezzate il pane, donatemi il pane, farò questo atto di grande amore e di grande amicizia. Sono felice ma anche tanto triste, perché qui a tavola c'è colui che mi tradirà. Ma sarebbe stato meglio per lui che non fosse mai là. È necessario fare questa esperienza di dolore e di sofferenza per andare al Padre. Ma c'è un'altra cosa che vorrei fare con voi, perché non basta spezzare il pane come segno di amicizia, ma anche per il vino. Il vino ci inebria, il vino ci riscalda, ci dà gioia, ci dà allegria. E nell'antichità il Padre Celeste vuole fare un'alleanza con il popolo ebreo e fece l'alleanza dando le tavole della legge. Questo vino invece che io darò a voi è segno della nuova alleanza che farò con l'umanità nuova, con la mia Chiesa. Allora prima darò a voi un pezzetto di pane, lo mangerete e poi darò a voi da bere del vino.